sì, anche all'enigmista tocca lavorare. Le mogli impongono questo e noi dobbiamo sottostare. Comunque, ragazzi, una vittoria con qualche patema, soprattutto nel finale, con quel salvataggio di Beratia un minuto prima del tris di Cuadrado. Ebbene, è chiara una cosa, che non possiamo continuare a giocare così. Sono finiti gli avversari morbidi, sono finiti. Dalla prossima si comincia con Milan, Fiorentina, Samp, eccetera, eccetera. Bisogna alzare i ritmi. Come i primi 10 minuti, quando sembrava che dovevamo spaccare il mondo, e invece ci siamo persi di nuovo nei nostri ritmi lenti, nell'allegrismo. Qualche episodio un po' strano comunque. E vabbè, è andata. Ora però, resettare tutto per la Coppa, dove non abbiamo mai toppato. Mai. Lì mi aspetto la prestazione dai Juve, cosa che in campionato abbiamo fatto pochissime volte. I 3 punti sono venuti quasi sempre. Certo, per vincere il campionato mi aspetto di elevare questi ritmi, questi benedetti ritmi. Douglas Costa in questo momento non è in grado di reggere una partita del campionato di Serie A. Il Nanetto ha segnato un gol straordinario dopo neanche un minuto e poi si è puntualmente eclissato per 89 minuti. Qualche sbavatura difensiva, ottimo Szczęsny, ottimo. E quella spizzata del difensore del Cagliari ha tolto a CR7 forse un gol in rovesciata nella stessa porta dove segnò a marzo. Ma comunque, tra alti e bassi, anche lui è sempre CR7. In una partita molto complicata è riuscito a colpire un palo, una quasi rovesciata, un assist per il gol di Ronaldo, e non è poco. Se anche quando gioca malino riesce a essere così decisivo, ben venga. Ma per il resto, ragazzi, speriamo di svoltare con il gioco, perché ripeto, gli avversari morbidi sono finiti. Complimenti comunque al Cagliari, che ha fatto una signora partita e non ha fatto le barricate come altre squadre a Torino. Bravo Cagliari, bravo. Prima di lasciarvi, ragazzi, stavo per dimenticarvi chi vince il premio per il miglior commento dello scorso video. Vince Kira90 con il commento sulla maschera di Pistocchi. D'accordo? Ragazzi, mi raccomando, seguitemi sempre e soprattutto mercoledì. Con la testa, con la testa, col cuore, andiamo a casa Merdigno, mi raccomando. Fino alla fine, ragazzi. Scusate, ma io qualche piatto ancora da finire. Alla prossima, fino alla fine.